Oggi siamo ad Enna a presentare in anticipo quella che è la nuova programmazione della PAC 23-27. Da Enna lanciamo l'idea di un nuovo biologico, ma soprattutto di una nuova compensativa. Due misure a superficie che in questo territorio e da questo territorio lanciano una visione nei prossimi anni della nostra regione. Una visione che guarda all'ecosostenibilità, ma soprattutto al mantenimento dei nostri territori e a tutto ciò che l'agricoltura può rappresentare nel 2023 con la nuova programmazione comunitaria. Una grande occasione per ridare spazi ad agricoltori e allevatori, ma soprattutto per dare quegli incentivi che servono oggi a riavvicinare il nostro popolo siciliano, il popolo degli agricoltori e degli allevatori, a riappropriarsi dei propri terreni, a ricredere in quella che la nostra natura può determinare non soltanto per le loro aziende, ma anche per il nostro ecosistema. L'entroterra siciliano vive un momento di grande difficoltà. I piccoli comuni montani vivono lo spopolamento di intere generazioni, ma soprattutto di tanti ragazzi che vanno via per trovare un'occupazione. L'agricoltura può rappresentare un ritorno non soltanto alle origini e alle tradizioni della nostra terra, ma rappresenta oggi una forza economica non indifferente su un territorio che è quello dell'entroterra siciliano, dove anche grazie alle nuove tecnologie in agricoltura tanti ragazzi potranno ritrovare finalmente un futuro in questa terra.